Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con le interviste di BioBlu 24. Oggi torniamo ad occuparci di Julian Assange, lo facciamo con due giornaliste che vado a presentare. Berenice Galli, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ricordo che Berenice Galli potete seguirla su Pangea, che è presente sull'app di Davvero TV, quindi vi invito a scaricare l'app e poi a installarla sul vostro telefono. Fate browse e potete guardare tutti i video, tutti i contenuti anche di Pangea, completamente gratis e senza necessità di registrazione. Ovviamente poi se volete sostenere anche l'app e Davvero TV potete farlo. E poi Germana Leoni, grazie per essere con noi. Grazie per avermi invitata. Ecco, perché ci siamo trovati qui oggi a parlare di Julian Assange? Perché è uscito il libro di Germana Leoni, Niente è come sembra, eccolo qui, Julian Assange. Adesso Germana, ti vorrei chiedere innanzitutto da dove nasce la necessità di scrivere un libro su Julian Assange? In un certo senso anche dalla rabbia, dalla sensazione di impotenza, di vedere come sono ridotte le democrazie occidentali, come un giornalista che ha tutti i diritti di esprimere le sue opinioni, ma qui non si tratta nemmeno di opinioni, qui si tratta di diffondere fatti, venga tacitato in una maniera così brutale, prima rinchiuso per 7 anni in un'ambasciata ecuadoregna a Londra, dopodiché, come se la cosa non fosse stata abbastanza, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza di Bermash. L'importante era chiudergli la bocca, perché Assange stava rivelando delle verità scomode. Attenzione, verità che nessuno ha mai contestato, nessuno ha mai potuto accusarlo di diffondere fake news. Era verità. Quest'uomo diffondeva la verità. Evidentemente oggi le nostre democrazie, la verità, non la vogliono. E quindi a questo punto io ho sentito il bisogno di parlare di Assange, ma non tanto di parlare di Assange, di veicolare quello che lui aveva voluto veicolare. Cioè, gli avevano chiuso la bocca, va bene, allora la voce gliela ridiamo noi. Ecco, se vuoi, questo è stato l'impulso che mi ha fatto sedermi al computer e scrivere un libro su Assange. Sì, diciamo che tu e Berenice insieme a noi siamo i pochi ad occuparsi con una certa continuità di Julian Assange e della sua vicenda, a parte qualche trafiletto ovviamente sui media mainstream che non interessa a nessuno, che però si occupano di altre persone arrestate, quindi vedete che c'è anche questo due pesi e due misure per quanto riguarda il trattare questi argomenti.